Le autorità keniane confermano c'era una bomba sull'aereo dell'Air France fatto atterrare questa notte in emergenza a Mombasa. L'ordigno era nascosto in una toilette. Il volo con 473 persone a bordo era partito da Mauritius ed era diretto a Parigi. Interrogati i passeggeri, l'ordigno sarebbe già stato fatto brillare. Dopo una maratona notturna, la Camera ha approvato la legge di stabilità, lievitata a quasi 35 miliardi. Confermati i pilastri della manovra, abolizione della TASI sulla prima casa, gli sgravi per le assunzioni. Arriva anche una carta famiglia per chi ha molti figli. Prima di Natale il sì definitivo del Senato, Padoan si dice soddisfatto. Il governatore della Banca d'Italia, Visco, dice che sulla vicenda del salvataggio dei quattro istituti di credito Via Nazionale ha fatto il massimo possibile, scongiurando altre crisi. Spero ora che chi ha sbagliato paghi per i suoi errori, conclude Visco. Il Quirinale intanto fa sapere che nell'incontro con il governatore non si è mai parlato di sue dimissioni. Elezioni politiche in Spagna, quattro i partiti in corsa, i sondaggi parlano di un possibile successo dei popolari del premier uscente Rajoy davanti ai socialisti, all'indignados di sinistra di Podemos e agli anticasta centristi di Ciudadanos, ma per governare sarà necessario comunque un governo di coalizione. Il mio contributo al bambino Gesù è una donazione volontaria, non un risarcimento. Il cardinale Bertone spiega il versamento di 150.000 euro all'ospedale di Roma. L'ex segretario di Stato nega di essere stato informato del versamento di 200.000 euro da parte della fondazione per ristrutturare il suo appartamento in Vaticano. Ne parleremo tra poco nel TG Cronache. Un menù ricco per il calcio domenicale, in campo ora Carpi e Juventus, l'Inter a San Siro incontra la Lazio e punta a conquistare il titolo d'inverno. Il Napoli con l'Atalanta vuole tornare a vincere all'Olimpico, ultima chance per Garcia per restare alla panchina della Roma, deve vincere a tutti i costi con il Genoa. Buongiorno a tutti, ben trovati, buona domenica. Dunque la Francia potrebbe essere di nuovo sotto attacco del terrorismo, non questa volta sul suo territorio nazionale, ma in qualche modo in un luogo simbolo che anche dal punto di vista giuridico peraltro è territorio nazionale, ovvero su un aereo della compagnia di bandiera, l'Air France, che questa notte è stato fatto atterrare a Mombasa per un sospetto che secondo le autorità locali poi si sarebbe dimostrato reale, una bomba a bordo. Un aereo della compagnia Air France in volo dall'isola di Mauritius a Parigi ha fatto atterraggio di emergenza la notte scorsa alle 3 all'aeroporto di Mombasa in Kenya per un allarme bomba. Secondo le autorità aeroportuali keniane c'era un ordigno esplosivo sul volo 463 Air France con 473 persone a bordo fra passeggeri e membri dell'equipaggio. Il pacco esplosivo era stato riposto in un bagno. La compagnia di bandiera francese in un comunicato ha confermato che i passeggeri sono stati messi in sicurezza, mentre, si legge ancora nella nota, è in corso un'indagine guidata dalle autorità per identificare la natura della minaccia. La bomba è stata portata in una zona sicura per la detonazione in mattinata, aggiungono però le autorità keniane, sgombrando dunque il campo da un possibile falso allarme. Indagini vengono condotte su due passeggeri considerati sospetti. L'aereo è ancora fermo allo scalo di Mombasa. Il sito internet keniano Standard Digital News ha citato una fonte ufficiale coperta da segreto che ha detto «è una vera bomba e sarebbe potuta esplodere in volo o mentre l'aereo sorvolava Parigi. Vedremo di più nelle prossime ore, ma c'è un sospetto in custodia». Tra l'altro c'è stato anche un'allerta sempre legata alla possibile presenza di una bomba anche in Italia. Questa mattina è stata evacuata la mole Antonelliana a Torino dopo che una telefonata anonima parlava appunto di un pacco sospetto intorno alle 11 di mattina. C'è una bomba dentro la mole, scoppierà tra un'ora e mezzo, questo si diceva nella telefonata. La voce era di un uomo, probabilmente dall'accento hanno ricostruito un italiano. L'area attorno al museo è stata evidentemente subito transennata, tutti i turisti sono stati fatti allontanare, però fino a questo momento non c'è alcuna conferma della presenza reale di un ordigno alla mole Antonelliana.
Adesso veniamo a quanto è accaduto ieri notte al Parlamento. C'è stata una lunghissima maratona notturna, la seduta è stata ripresa addirittura alle 3 di notte per l'approvazione del disegno di legge stabilità, la cosiddetta manovra, l'ex finanziaria, che è passata alla Camera con 297 voti a favore, 93 contrari e 4 astenuti. Tutto si è svolto senza particolari tensioni, senza quel minacciato voto di fiducia di cui si era parlato nelle ultime settimane. Adesso il provvedimento andrà al Senato e dovrebbe essere approvato entro Natale. Sostanzialmente il disegno stabilità, il disegno di legge è passato mantenendo nell'impianto tutto quanto si era detto negli ultimi giorni, in particolare l'annullamento della TASI per la prima casa, ma non solo. L'unica cosa è che con le varie novità che sono state introdotte il pacchetto costa molto di più, si sono superati i 30 miliardi di euro. Alla fine il voto di fiducia non è stato necessario. Dopo una lunga ed estenuante maratona, l'aula di Montecitorio ha dato il via libera questa notte alla legge di stabilità, che domani torna in Senato per la terza lettura e il sì definitivo. Non porre la questione di fiducia è stato faticoso, ma allo stesso tempo un intelligente atto di disponibilità del governo e della maggioranza verso la difesa di un confronto democratico avvenuto fino in fondo e fino all'ultimo emendamento, commenta soddisfatto il presidente della Commissione Bilancio della Camera, il democratico Francesco Boccia. Critiche arrivano invece da Forza Italia. Nonostante gli sforzi del Parlamento per aggiustarla, questa legge è un grande imbroglio, afferma Stefania Prestigiacomo, e da Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni, che punta il dito contro quella che bolla come una manovra che favorisce le grandi lobby, i gruppi di potere, gli amici degli amici e se la prende con la povera gente. La manovra licenziata da Montecitorio esce assai più corposa rispetto al testo originale, sia per quanto riguarda i volumi, il valore degli interventi è lievitato a 35 miliardi e 400 milioni, che per le norme. Tra le modifiche più importanti, l'istituzione del fondo di solidarietà per i piccoli obbligazionisti che hanno visto andare in fumo i loro risparmi a causa del salvataggio delle quattro banche regionali, salvataggio che ha sollevato una marea di polemiche e tensioni politiche. Restano confermati l'abolizione della TASI sulla prima casa e lo sconto del 50% dell'IMU sulle seconde case date incomodato ai figli purché siano destinate ad abitazione principale, confermate anche gli sgravi per le assunzioni, previsti interventi per la sicurezza, la cultura, l'istruzione e la sanità con nuove assunzioni di medici ed infermieri. Ci sono poi l'indennità di disoccupazione anche per i contratti di collaborazione, le misure per favorire gli investimenti al sud e la possibilità di pagare con carte di credito e bancomat anche il giornale, il caffè al bar o il parchimetro sulle strisce blu. L'aumento di 1.000 a 3.000 euro per l'uso di contante e il canone RAI in bolletta elettrica. Ma c'è anche una novità dell'ultimissima ora, la carta famiglia per chi ha almeno 3 figli a carico sotto i 26 anni, che servirà per ottenere sconti su servizi privati e pubblici. Soddisfatto Padoan, il DDL di stabilità si è arricchito di importanti novità che ne hanno potenziato gli effetti espansivi finalizzati ad accelerare la crescita, fa sapere in una nota il Ministero Economia e Finanze, che conferma al 2018 il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale. Lo avete sentito, all'interno del disegno di legge stabilità, tra le novità c'è l'istituzione del fondo per risarcire i risparmiatori e gli investitori che hanno perso tutto con il crack delle banche. Una vicenda che anche oltre a questo aspetto tecnico ha anche un aspetto politico piuttosto importante, soprattutto al di là della mozione di sfiducia della Boschi che come sapete è stata respinta, c'è un aspetto politico che ha chiamato in causa i due organismi di controllo che sono la Banca d'Italia e la Consob. Questo perché? Perché in realtà quando Renzi ha parlato di creare un arbitrato per poter gestire e definire chi avesse diritto al risarcimento, ha parlato di un'autorità terza sopra le parti che sarebbe l'autorità anticorruzione di Cantone. E naturalmente qualcuno ha voluto leggere dietro queste parole l'ipotesi che la Banca d'Italia, appunto, e la Consob non avesse quel ruolo di terzietà, quindi di essere sopra le parti necessario. Tanto che molti giornali hanno ricostruito una sorta di malessere nei confronti del governatore della Banca d'Italia Visco, che parco in genere di commenti ha rilasciato invece nelle ultime ore un'intervista per spiegare e anche in qualche modo togliere ogni dubbio su questa ricostruzione, perché qualcuno aveva detto addirittura che Visco sarebbe stato pronto a dimettersi proprio per questa decisione dell'intervento di Cantone, cosa che è stata smentita sia da Via Nazionale, appunto dalla Banca d'Italia, ma anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, che sarebbe stato chiamato in causa su questa vicenda. Allora sentiamo la ricostruzione secondo Visco e su questa vicenda in particolare.
Il salvabanche, i clienti degli istituti salvati che vedono azzerarsi dalla sera alla mattina i loro risparmi investiti in obbligazioni subordinate, le accuse di insufficiente vigilanza lanciate nei confronti della Banca d'Italia, oltre che della Consob, sono stati e continuano ad essere giorni di fuoco per il governatore Ignazio Visco, che affida la sua replica alle colonne della Repubblica. Una lunga intervista per ribadire che Palazzo Cocca ha fatto il massimo possibile. Siamo intervenuti, dice Visco, per evitare danni molto peggiori a centinaia di migliaia di risparmiatori e imprese. Spero che chi ha sbagliato paghi, afferma poi il governatore, che definisce immotivati gli attacchi nei suoi confronti e bolla come fantasiose ricostruzioni che rischiano di alimentare infondati sospetti sul nostro operato e sull'intero sistema bancario. Nessuna tensione con il governo dunque, nessuna polemica per la decisione di affidare la gestione degli arbitrati all'autorità anticorruzione e massima stima in cantone. Anche oggi però sui giornali sono apparsi retroscena che parlano di un Visco pronto a dimettersi dopo la scelta di Renzi e convinto a non farlo solo da un colloquio telefonico con il presidente Mattarella, che gli avrebbe ribadito la sua fiducia invitandolo immediatamente al Quirinale. Telefonata mai avvenuta, fanno sapere fonti del Colle, che precisano anche come l'incontro tra Mattarella e Visco, nel quale non si è mai parlato di dimissioni, era già in programma da molti giorni, come conferma anche lo stesso Visco su Repubblica. Ma il numero uno della Banca d'Italia invita anche ad un'applicazione flessibile delle nuove regole europee sul bail-in che, se non ben gestite, rischiano di essere controproducenti dal momento che la sola possibilità che vengano applicate renderà più onerosa la raccolta bancaria. Intanto, proprio sul fronte europeo, continua il duro confronto tra Italia e Germania andato in scena in occasione dell'ultimo vertice dei capi di Stato e di Governo. Sulla stampa, infatti, il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan torna su uno dei motivi dello scontro, ovvero il completamento dell'unione bancaria con il suo terzo pilastro, la garanzia comune sui depositi. Qui la Germania si oppone. Se non si condividono i rischi, non solo non si completa l'unione bancaria, ma nel lungo termine non sopravviverebbe nemmeno l'unione monetaria, attacca Padoan, che poi lancia la proposta di prendere una parte dei 55 miliardi in pancia al fondo salva stati per finanziare il fondo europeo di garanzia dei depositi bancari. Chissà cosa ne penseranno a Berlino. C'è un'altra banca però in primissimo piano in queste ore, che è Veneto Banca. La BCE, la Banca Centrale Europea, aveva avvisato che la banca veneta era a un bivio. Non stupisce dunque che ieri l'Assemblea degli azionisti abbia votato per trasformarla in un SPA, in una società per azioni. Questo gli eviterà il commissariamento e verrà quotata in borsa. È un cambiamento di pelle piuttosto sostanziale per la banca. Sentiamo. Scongiurato il crack, la banca veneta riparte con la speranza di un pronto rilancio. Dopo la trasformazione in SPA voluto fortemente dai soci, il 97% dei quali ha votato nell'assemblea di ieri a favore della trasformazione. A convincere anche i più scettici dei 7.000 azionisti è stato il discorso dell'amministratore delegato Cristiano Carus, che ha usato parole di preoccupazione ma anche di speranza. Tre i punti fondamentali su cui si basa il nuovo piano votati per alzata di mano dall'Assemblea. Trasformazione in SPA, aumento di capitale e quotazione in borsa. Un piano che permetterà alla banca di evitare il commissariamento e le norme sulla risoluzione bancaria che hanno interessato Banca Etruria ed altri tre istituti di credito. Difficile dire oggi quale potrebbe essere il valore dell'azione al momento della quotazione, che avverrà fra tre mesi. Intanto la Lega Nord e la lista Zaia hanno chiesto una commissione d'inchiesta per indagare sulla crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, che due giorni fa ha ceduto il 9,99% del capitale all'Istituto Centrale delle Banche Popolari per un valore complessivo di 216 milioni di euro. La Commissione, ha spiegato il capogruppo della Lega Nord in Regione, Nicola Finco, dovrà acquisire dati e informazioni in ordine a 205.000 correntisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza ed inoltre il numero delle azioni posseduto e il loro valore. Collaboreremo col presidente Zaia, ha dichiarato la capogruppo in consiglio regionale del centrosinistra Alessandra Moretti, per aiutare chi si trova in difficoltà a causa di quanto accaduto alle due banche popolari venete. E ha aggiunto che a questo punto istituire un fondo regionale di solidarietà risulta di primaria importanza. Abbiamo visto anche in apertura del giornale che l'allerta terrorismo continua a essere in primissimo piano, tanto che oggi in Spagna questa mattina si sono aperti i seggi e per la prima volta oltre 36 milioni di spagnoli vanno a votare per il rinnovo del Parlamento con un'allerta 4, cioè la massima allerta per il rischio attentati. Ma non è solo questa la novità, è una lezione che potrà cambiare il Paese, perché per la prima volta non sono solo i principali due partiti ad affrontarsi. Diciamo che è una quadrangolare.
Per la Spagna sarà comunque un voto di svolta. Dalla nascita della democrazia del dopo Franco, il sistema bipartitico che da decenni alterna al governo popolari e socialisti è insidiato stavolta dalla nascita dei due nuovi partiti, Podemos e Ciudadanos. 36 milioni di spagnoli dovranno eleggere oggi 350 deputati e 206 senatori, e per i nuovi movimenti antisistema è un'occasione storica. Il centrodestra di Mariano Rajoy, dato in vantaggio di poco, senza maggioranza assoluta, dovrà cercare alleanze. Il governo uscente arriva alle elezioni con gli indicatori economici in miglioramento, ma il default scongiurato nel 2012 ha costretto il paese a chiedere 100 miliardi di aiuti economici alle istituzioni internazionali per arginare gli effetti del crollo del mercato immobiliare. Nell'economia reale, dunque, la disoccupazione sfiora il 23%, una persona su 5 vive a rischio di povertà e aumentano le disuguaglianze sociali, col numero di milionari cresciuto del 13% proprio negli anni peggiori della crisi. Da qui la forte crescita della mobilitazione popolare. Ciudadanos, nato 10 anni fa in Catalogna prendendo voti a popolari e socialisti, ha avuto già un buon risultato nelle amministrative di maggio. Podemos, nato dalle manifestazioni degli Indignados del 2011, raccoglie a sinistra i voti di Izquierda Unida, socialisti e liste civiche e potrebbe piazzare 50 deputati in Parlamento, un ottimo risultato a poco più di un anno dal debutto nelle europee, che hanno fruttato 5 seggi a Strasburgo. Gli ultimi sondaggi assegnano il 26% al partito di Rajoy davanti a socialisti di Pedro Sánchez e Podemos di Pablo Iglesias, testa a testa per il secondo posto, sopra il 20%, più giù intorno al 15% i moderati Ciudadanos guidati da Alberto Rivera. Ago della bilancia sono allora gli indecisi, dati fino al 40%, che alimentano il rischio di una coabitazione forzata tra popolari e socialisti, costretti ad un prossimo governo di coalizione. Le urne chiudono alle 20, a mezzanotte i primi dati e in 2 giorni l'ufficializzazione del risultato. E allora, questa mattina il pensiero di Papa Francesco, come sempre durante l'Angelus, è andato, questa volta quello prima di Natale, è andato alle speranze di pace per 2 delle guerre civili che insanguinano le rive del Mediterraneo, Siria e Libia. Bergoglio ha espresso l'apprezzamento per l'intesa appena raggiunta, come sapete, dalla comunità internazionale sulla Siria. Incoraggio tutti, ha detto Francesco, a proseguire verso la cessazione delle violenze e una soluzione negoziata che porti alla pace. Parimenti, aggiunto, penso alla vicina Libia, dove il recente impegno per un governo di unità nazionale invita la speranza per il futuro. Questo anche perché quotidianamente purtroppo dobbiamo darvi conto di tragedie legate in qualche modo alle guerre dei paesi del Maghreb e del Medio Oriente, cioè le tragedie che riguardano i migranti. Solo ieri l'ultimo naufragio, 18 morti di cui 10 bambini, ma non solo, sembra che questo anno, il 2015, si chiuderà con il maggior record di spostamenti forzati. Se il ritmo dei flussi registrati in questi giorni resterà costante, la quota di 1 milione di migranti e rifugiati diretti in Europa lungo la rotta dei Balcani nel 2015 sarà raggiunta molto presto. Ora che il fronte del Mediterraneo dalla Libia sembra maggiormente sotto controllo, con i dispositivi navali di Frontex, Mare Sicuro e EUNAVFOR Med schierati sul doppio binario umanitario e militare, l'emergenza dei profughi, soprattutto quella che riguarda i fuoriusciti dal Medio Oriente in fiamme, sembra essersi spostata sulla rotta che passa dalla Turchia alla Grecia. In un tratto del Mare Egeo, dove le traversate si concludono sempre più spesso in tragedia, una nuova ecatombe. 3 naufragi in pochi giorni tra Bodrum Bay, località balneare della Turchia occidentale, nuovo hub della disperazione, e l'isola greca di Kos. Un tratto di mare breve, ma dove le correnti spesso non perdonano. Decine le vittime in balia delle onde e tra loro tanti bambini finiti in acqua nella notte con pochissime possibilità di salvarsi. In teoria il traffico clandestino di cittadini per lo più siriani, iracheni, afghani o pakistani in fuga, che prevede tariffe a caro prezzo, dovrebbe garantire traversate a bordo di imbarcazioni più sicure e confortevoli, se così si può dire, rispetto ai gommoni e i pescherecci che abbiamo visto affondare centinaia di volte nel canale di Sicilia, con i migranti traghettati in condizioni disumane. In realtà anche le ultime tragedie nelle acque dell'Egeo si sono consumate a bordo di imbarcazioni fatiscenti. Nel gruppo naufragato 2 notti fa, più di qualcuno ha rinunciato ad imbarcarsi dopo aver visto le condizioni del barcone su cui avrebbero dovuto affrontare la sorte e dopo aver pagato almeno $3.000 per ogni passaggio. Gli oltre 2 milioni di siriani che premono per passare dal territorio turco sono parte di una trattativa politica che il governo di Ankara vuole concludere sui tavoli europei, ottenendo 3 miliardi di euro per le misure di sostegno promessi il mese scorso.
denaro che dovrebbe essere erogato dalla Commissione e dagli Stati membri, e provoca non poche tensioni sui criteri di ripartizione tra i governi dell'Unione, con l'Italia e la Grecia che chiedono dal canto loro più risorse e deroghe dai vincoli di bilancio per gli sforzi profusi negli ultimi anni. Sull'altro piatto della bilancia, la questione delle identificazioni attraverso gli hotspot, i centri che una volta entrati a regime dovranno essere in grado di distinguere tra migranti buoni e quelli da respingere. Si è parlato anche di immigrazione, non prevalentemente, ma insomma se ne è parlato nell'ultimo dibattito televisivo tra i democratici prima della fine dell'anno per trovare il candidato appunto democratico alla Casa Bianca. Il tutto è cominciato con una sorta di fair play, perché l'avversario di Hillary Clinton, Sanders, ha chiesto scusa perché parte del suo staff si era introdotto nella banca dati di Hillary Clinton, della sua campagna elettorale, in quello che in America è stato definito un mini Watergate. Hillary ha accettato le scuse, quindi grande concordia tra i due, che si sono subito potuti proiettare sul loro avversario, nemico comune, Donald Trump. From Manchester, New Hampshire. Donald Trump si è dimostrato finora il miglior reclutatore dell'ISIS. Hillary Clinton attacca così il principale rivale repubblicano dal giugno scorso, come lei, potenziale candidato alla Casa Bianca. E lo fa durante il dibattito televisivo in onda ieri sera dal New Hampshire, spiegando che ormai Daesh usa i video delle dichiarazioni più oltraggiose di Trump per reclutare militanti jihadisti. Le sue parole rivolte ai musulmani, aggiunge, sono un grave errore perché questa non è una lotta contro una religione, ma contro l'Islam radicale. Parole su cui concordano gli altri due aspiranti alla presidenza degli Stati Uniti del Partito Democratico rimasti in corsa, il senatore del Vermont Bernard Sanders e l'ex governatore del Maryland Martin O'Malley. L'affondo della Clinton mira a squalificare senza appello l'avversario diretto, quel Donald Trump, sempre a caccia di clamore, con dichiarazioni a forte impatto mediatico. Incentrato su sicurezza e politica estera, il dibattito però inizia col caso del momento, la violazione dei dati della campagna di Hillary da parte di funzionari di quella del concorrente Bernie Sanders. Effervescente 74enne, unico congressista a definirsi in modo esplicito socialista di fronte alle telecamere con grande fair play, Sanders si scusa. Questo non è il genere di campagna che stiamo conducendo. Se scoprirò qualche altra persona coinvolta in questa violazione, la licenzierò. Hillary lo perdona e archivia la pratica. Accetto le scuse, passiamo a discutere dei temi che stanno a cuore alla gente, perché questo non interessa a nessuno. Divisi su cosa fare in Siria e per combattere l'ISIS, i tre candidati democratici sono uniti nell'obiettivo di sconfiggere gli uomini di al-Baghdadi. Per l'ex First Lady, ora più che mai determinata a passare alla storia come prima presidente donna degli Stati Uniti, una certezza. A parte le forze speciali già impegnate per lanciare raid contro obiettivi specifici, non saranno mandate truppe di terra americane a combattere l'ISIS. Sia in Libia che in Siria, la Clinton invita a seguire gli spiragli di soluzione politica aperti dai recenti accordi raggiunti in sede ONU e a spingere per sconfiggere Daesh e far cadere Assad, magari con una coalizione estesa ai paesi arabi. Sul fronte economico, l'ex segretario di Stato promette più tasse sui ricchi e sulle grandi aziende, zero aumenti sulla classe media. Che la forza sia con voi, chiude ironica, citando il motto del film Guerre Stellari, tornato a spopolare nei cinema. Ormai davvero nessuno si esime da questo tipo di commenti. Veniamo allo sport, c'è una girandola di allenatori in Europa, perché il Bayern Monaco ha ufficializzato l'incarico di Carlo Ancelotti a partire dalla prossima stagione, mentre l'attuale tecnico Guardiola è destinato al Manchester City e, dire la verità, il tema allenatori è in primissimo piano, anche in Italia. È il momento della verità. La 17ª giornata dirà se quella dell'Inter è gloria vera, se il Napoli riuscirà a reagire alle difficoltà delle ultime settimane, se Mihajlovic ha trovato la formula giusta per riportare il Milan in alto e se la Roma riuscirà a uscire dal tunnel della crisi. Un menù ricco, in fondo è anche per domeniche così che passa la via dello scudetto. La Roma è ormai da tempo una nave senza ormeggi, la sconfitta con lo Spezia in Coppa Italia ha distrutto le ultime certezze, rendendo sempre più incerto il futuro di Rudy Garcia. La gara col Genoa, che si giocherà in un Olimpico triste tra un'ora, suona già come un ultimatum. Un nuovo passo falso significherebbe la fine dei giochi per il tecnico francese, ma una vittoria non sarebbe certezza di futuro. Perché la verità è che se Garcia finirà l'anno è solo perché la società, al momento, non ha trovato una valida alternativa. Mourinho rimane una suggestione peraltro costosissima. Ieri il presidente Pallotta ha smentito le notizie provenienti da Londra che parlavano di una cena tra lo Special One e il numero uno giallorosso. È una sciocchezza, non è vero niente, ha ribadito Pallotta. Conte ed Emery appartengono a un tempo futuro, Spalletti, Bielsa e Lippi sono alternative che non convincono appieno.
Obbligo di vittoria anche per Maurizio Sarri e Paolo Sosa. Il Napoli arriva a Bergamo con alle spalle una sconfitta e un pareggio. Per questo la gara con l'Atalanta è una specie di prova di verità. Stesso discorso per la Fiorentina, che ospita il Chievo, incappata nell'ultimo mese in una sconfitta e due pari ed eliminata dal Carpi in Coppa Italia. In serata toccherà l'Inter, chiamata a battere a San Siro la Lazio nell'ultimo posticipo dell'anno per mettere le mani sul titolo d'inverno. La strategia di Roberto Mancini è di continuare a mantenere un profilo basso, ma con il passare delle giornate nascondersi è sempre più difficile. Primo posto a parte, la squadra è ora un meccanismo perfetto, difesa ermetica, centrocampo robusto, attacco fluido, situazione opposta in casa Milan. La trasferta di Frosinone è già un bivio fondamentale di una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi. I rossoneri hanno gli stessi punti di un anno fa, quando in panchina c'era Inzaghi, e sono appena ottavi, scavalcati anche dallo splendido Empoli, che ieri a Bologna ha vinto regalando spettacolo. Io mi fermo, lascio la parola a Raffaella Di Rosa per tutte le notizie di cronaca. In primo piano ancora la donazione del Cardinale Bertone all'ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù, che qualcuno ha letto come una sorta di ammissione di colpa per lo scandalo scaturito da uno dei libri sulla questione vaticana di Fittipaldi, e che lui invece ha definito come una donazione, che nulla sapeva di quei 200.000 euro dati dalla Fondazione per ristrutturare il suo attico. Grazie per l'attenzione e buona domenica a tutti.